Abbiamo scoperto, ma lo sappiamo dalle cronache, che comunque anche il Veneto, come purtroppo tutta l'Italia, è vittima di queste infiltrazioni mafiose. Non possiamo nasconderci, dobbiamo essere consapevoli, dobbiamo essere informati e oggi ci troviamo qui appunto per questo motivo, diffondere per conoscere e poter, dove possibile, arginare e anticipare il problema. Professionisti, in primo luogo, essere informati. E ritorno sul motivo fondamentale di oggi. Senza conoscenza non si può neanche pensare una soluzione. Dopodiché noi come ingegneri siamo presi l'impegno di opporci alle infiltrazioni mafiose. Ogni anno terremo vivo questo interesse invitando persone che possono raccontarci la loro esperienza, ma soprattutto come poter affrontare questa piaga che deve essere, da dove possibile, debellata.